Buongiorno! Allora, nuovo vlog. Lo so che sono un po' assente, diciamo, in questi mesi. Non so chi l'ha notato, diciamo, ma credo quasi nessuno, perché dato che nessuno mi scrive, nessuno mi dice come mai fai così pochi video, di solito ne fai 3 video a settimana, massimo 2 a settimana. Proprio calcolando che sto facendo un video a settimana, secondo me nessuno, da quello che ho capito, interessa più di tanto, specialmente per quelli che mi seguono da un bel po'. Comunque, niente, ovviamente adesso darò anche spiegazioni, però nel prossimo vlog. Perché questo non è un vlog diverso, un vlog che vorrei adesso farvi vedere. Allora, ho già registrato 2 clip che ho deciso di metterli in questo vlog. Per cui vedete la prima clip della mini spesa della MD e il mini shopping da Primark, perché siamo andati l'altra domenica, il 1º ottobre. Siamo andati ad Arese. Così abbiamo deciso l'ultimo momento a mezzogiorno e abbiamo detto: vabbè, dai, andiamo ad Arese. Da un anno che non ci andavo, allora ho preso e siamo andati ad Arese. E per cui sono andata a fare un giro da Primark. Ho detto: vabbè, quello che mi interessa, quello che mi piace di più, lo compro per il momento. Però non è che sono andata lì a fare shopping perché non ero proprio in vena di fare shopping. Poi vabbè, vi spiegherò anche qui cos'era successo. E per cui vabbè, comunque vi faccio queste 2 clip, vi faccio vedere queste 2 clip qua. Sull'assenza del canale e sul fatto come mai tutte queste cose qua ve lo dirò appunto nell'altro vlog. E niente, in questo vlog, a parte le 2 clip, cerco di farlo durare di meno perché appunto sono a casa. Non è che posso farvi vedere chissà cosa. Sì, potrei farvi vedere qualche pulizia, diciamo, di casa. E niente, ho notato che nell'ultimo video, non vlog, l'ultimo video shopping che ho fatto, scusate, ma c'è il mio gatto che fa disastri. E sì, poi vi farò vedere anche i gatti come sono diventati grandi. E stavo dicendo, l'ultimo video shopping che ho fatto si trattava delle cose dei gatti, di Arca Planet, sui gatti, il cibo, i giochi, eccetera. Ho detto: provo a fare questo video diverso che non ho mai fatto. Ho fatto questo video, neanche un giorno 26 persone hanno visto il video. Ci sono un po' rimasta male, un po' delusa, perché 26 persone in un giorno è pochissimo. Vuol dire che molte persone non gli interessa questo genere di video. In un giorno, barra 2/3 giorni, ho ricevuto neanche 40 visualizzazioni. Siamo rimasti più o meno sui 30 visualizzazioni a 30 persone. Per cui vuol dire che a nessuno è piaciuto questo video qua. Cioè, a nessuno interessa che compro il cibo per i gatti, che cosa mangiano, oppure non lo so, i giochi, tutte robe varie. Per cui direi che questo è stato il primo video. E sarà l'ultimo perché io, appunto, come ho detto nell'altro video precedente, io ci metto tempo, ci metto impegno a editare, a montare, a pubblicare, a registrare questi video e ci vuole tanto. Per cui, se poi il risultato è avere 20 persone che ti guardano un video, sinceramente, anche no, perché se no perdi, diciamo, il tuo tempo per cosa? Allora, un conto se ti piace fare quel genere di video. Scusate la lavastoviglie, ma meglio che vado di qua. Cioè,
Un conto, se veramente ti piace fare il video come ad esempio il vlog, a me ad esempio mi piacciono i vlog, come fare i vlog. Allora sì che dico ok, mi piace fare i vlog, anche se ho poche visualizzazioni, però almeno so che quello resta per ricordo nel mio canale, per cui anche se nessuno lo vuole vedere, però almeno quello che faccio resta di ricordo a me e a quello che piace fare a me. Invece sul fatto dello shopping, che prendo tipo le crocchette o qualche vestiti, non è che sono ricordi tanto che interessano molto, per cui lo faccio di più per le persone che mi guardano se interessano. Tutto qui, questo è, per cui io adesso sto valutando appunto quante persone vedono i miei video, che cosa piace, diciamo, quello che faccio, quello che pubblico, e appunto faccio così da adesso in poi. Ma perché uno, non voglio sprecare il tempo così tanto per farlo, perché se a me piace una cosa la faccio. Se no, tanto vale. Il mio canale, come avete visto, non è un canale di sponsorizzazione, collaborazione, non è un canale che fa annoiare perché faccio tanti video, tante cose carine, in poche parole. Faccio di tutto, sia maschi che femmine. Cioè, per cui a me preferisco di più che le persone guardano i miei video perché piace quello che faccio, interessano appunto le cose che voglio mostrare, tutte queste cose qua. E questo è, per cui scusate se mi muovo, mi giro, poi ci sono i gatti in mezzo. Comunque sto cercando una posizione bene, fatta come si deve, ma qua vabbè, rimbomba anche un pochettino. E niente, per cui in queste settimane non so se pubblicherò un video a settimana, non lo so. Comunque niente, ho intenzione di fare dei video che forse interessano le persone e vedremo poi ovviamente dalle visualizzazioni se interessano molto oppure se sono video che non interessano a persone. Tutto qua, volevo precisare questa cosa e niente. Comunque, vi lascio alle due clip che ho fatto e poi finisco questo vlog, così ne farò un altro perché così almeno non dura, diciamo, troppo. Anche perché non è che ci sono tante cose da fare, almeno per adesso. Però, comunque, niente, vi lascio le clip e ci vediamo dopo. Due sacchetti del MD. Allora, Don Scocco 1,70 euro. No, questo 79 centesimi. Lo volevo provare. Salame Milano 1 euro. Donuts e zucchero 1,56 euro. Ho preso questi per provarli, che si crema al lampone. Chissà se sono buoni. Poi coca, patatine per 3 pacchetti di patatine per il film. Questo l'ho preso per il lavoro. All'arancia, poi l'aranciata, il succo, la pera, questo qua. Poi arrosto di pollo, ne ho presi due, 1 euro. Pancetta 1,50 euro. Le uova, croissant alla crema, ogni tanto li prendo, 2,99 euro. Pasta 65 centesimi. Poi la
pancetta dolce, mi sembra 1 euro, 1,50 euro i bocconcini, 1 euro i funtal, questo qua formaggio, questo alla crema, le brioche alla crema 2,07 euro, sempre salame Milano, questo qua a 1 euro. Fai cadere tutto, spostati. Cotta cubetti 1 euro, ne ho presi 2. Poi 1 euro la ricotta senza lattosio, la volevo provare. Smettila. Il contorno con patate di zucchine, tropia calabrese, lo volevo provare, allora ho preso questo. I funghi, questi qua champignon, mi sembra 1 euro, e ne ho presi 2. La pasta, questa qui, sempre 65 centesimi. 2 Red Bull, questo e questo. Vellutata di funghi, patate, ne ho presi 2. Poi i fagottini, prosciutto formaggio 1 euro, lasagna alla bolognese per mangiare veloce, ogni tanto ci sta, e per provare il tortino di patate, questo qua. Poche parole, qua è lo scontrino dell'MD, totale 54,67. Ma che scemo, praticamente quasi tutto un euro. Qua vedete i prezzi, tutto un euro tranne 2,99, 2,49. Non ho speso di più, c'era l'offerta a 1 euro, ho approfittato quello che c'era. Questo è quello che abbiamo speso. Prima volta l'MD, non so se ci vado ancora. Niente, questa è tutta la spesa, mini spesa coi gatti. Vi faccio vedere cosa ho preso da Primark. Allora, è un sacchetto piccolo perché alla fine ho cercato di non comprare praticamente tutto il negozio, per cui ho comprato le cose più belle. Questo, che è un pigiama bello peloso per l'inverno, e questi io li adoro perché sono top, della Disney, questo qua 17 euro. Hanno aumentato anche da Primark, per cui sono stata un po' delusa, perché i prezzi iniziano a essere anche questi alti. Allora, lo apriamo, così vediamo com'è. L'ho preso con il coniglietto, perché non ce l'avevo. Poi ho visto che questo qua è carino. E allora è questo, che adesso lo farò vedere indossato. Così, bianco grigio con coniglietto, non mi viene il nome del cartone, mi sembra che non c'è scritto, no. Questo qui con i pantaloni, troppo bello, è morbidissimo, grigio a forma di coniglietto, ovviamente così non rende, ma adesso lo farò vedere indossato così almeno capite se come è fatto. Per cui questo pigiamone, poi una maglietta di Topolino, sempre della Disney, grigia, fatta così, questa qua 6 euro, ho preso unicelle perché vabbè, mi piace anche le cose larghe, allora ho preso un XL con maniche lunghe, dopo
la proviamo anche questa. Poi ho preso i leggings, quelli neri, infatti sempre XL, normali, semplici. Ne ho presi un bel po', mi sembra 5. Questo. Poi ho preso questo, che si è disfatto tutto, è un praticamente è un lenzuolo bello peloso di Stitch e c'ha i copri, i cuscini e la coperta. Allora, questo costa 28 euro, è il double, quello da 200 x 200, questo qua. Adesso apriamo anche questo perché volevo vedere com'era. Allora, ha i copri cuscini. No, vabbè, troppo bello, morbidissimo. Così non rende, ma poi vi farò vedere la foto. Vi metterò la foto. Fatto così, dato che a me piace la Disney, ho preso questo. Questo è morbidissimo perché c'entra dentro il cuscino. E questo è un copri, allora ci sono i bottoni dove mettete dentro il lenzuolo, la coperta, il copripiumone praticamente. E anche questo è morbidissimo. È un po' difficile fare vedere questo perché giustamente è grande ed è fatto così. Adesso non si vede, comunque carino, bello morbidoso. Poi i leggings, un bel po' di leggings che vi ho fatto vedere. Questi sono tutti leggings a 3,50 euro XL, perché un po' li uso per il lavoro e un po' li uso per uscire in inverno. Questi non ve li faccio vedere perché tanto sono semplici e ne ho presi 5 per il lavoro, 5 uguali identici, questi qua. Tutto questo che vedete. Allora, il totale, anche se ve lo dico comunque, è quello che... perché mia mamma ha preso anche un po' di cose insieme a... abbiamo fatto un unico scontrino, 115,50, perché poi lei ha preso due magliette, un pigiama, una felpa, per cui non ce l'ho qua perché ce l'ha lei, e comunque ha speso 115 euro, il sacchetto ovviamente. Comunque adesso provo quelle cose lì e ve le faccio vedere. Allora, questa è la maglietta, che è giusta, è una XL, fatta così, meglio larga che stretta, anche perché non si sa mai, perché se hai un'asciugatrice poi i vestiti e tutte le cose che hai si stringono, per cui per adesso comunque questa è carina, sta anche bene, almeno c'ho qualche... maglietta diversa e colore diverso, perché di solito mi metto sempre il nero. Comunque vabbè, questa è la maglietta. Questo invece è il pigiamone, bello caldo, caldo. Allora, questa è la maglietta, che si vede un po', fatto così. Questi sono i pantaloni. Questi qua sono i pantaloni, fatti così. Ovviamente è larga, però è meglio avere le cose larghe che strette. Mamma mia, sto morendo di caldo. Comunque bello, bello morbidoso, fatto così. C'erano tutti i pigiami della Disney, li volevo prendere tutti, però poi ho detto, a parte che la mia taglia era un po' scarsa, perché potevo prendere una L,
perché è grande, però tanto poi si ristringe appunto in asciugatrice e allora ho detto è meglio, diciamo, prendere una taglia più grande, specialmente quando non sei sicura delle taglie, è meglio prenderne una grande, ovviamente. E niente, per cui queste sono le cose che ho visto che mi piacevano di più per il momento. Poi spero che prima di fine anno riesco ad andarci ancora, così riesco a prendere altre cose. Calcola che oggi è il 1° di ottobre. Però carino, morbidoso. C'è anche qua il coso. E niente, questo è. Questo è il copripiumone. È troppo carino, però è un po' corto. Non è 200x200. Cioè, alla fine è corto. Comunque questo è il, cioè, è corto. Comunque è carino, morbido, molto carino. L'ho provato a mettere su così, però adesso lo lavo perché è meglio lavare le cose nuove. E niente, questo è.